L'Abruzzo Pedale lo fa alla grande col Giro d'Italia che quest'anno parte proprio dalla nostra regione il 6 maggio prossimo dalla Costa dei Trabucchi, un modo per far conoscere le nostre bellezze ma anche per rifare l'asfalto, ironizza qualcuno nel nostro mini sondaggio. Sicuramente un evento molto positivo, con una ricaduta sicuramente positiva per tutta la regione, quindi ben venga. Lei parteciperà al Giro d'Italia? Perché? Dove? Guardi, lo vedo. No, ma questo non è per andare... Vabbè, ma non fa niente. È appassionato di ciclismo? Sì, faccio tutti i giorni 60-70 km. Complimenti. Ha voluto la bicicletta? Sì, adesso pedalo. Siamo contenti che partirà da Fossacese, io abito lì. Ah, abiti quindi, proprio lì? Sì, quindi siamo fieri, insomma, che la Costa dei Trabocchi più che altro venga valorizzata, insomma, perché è una bella costa, quindi necessita sicuramente di pubblicità. Tutto ciò che mette in evidenza, insomma, le particolarità, anche le bellezze della nostra regione, è sempre ben accetto, no? Aspetti, prima le dico la domanda. Dico, no, siccome ho letto Tele 8, quando è che hanno riaperto questo? Noi non abbiamo mai chiuso. Allora, ne approfittiamo per chiederle, Giro d'Italia in Abruzzo, è contento? Oh, se arriva lavorano un po' i commercianti, che devo dire? Cioè qua è subliminare queste domande. No, perché subliminare, no, scusa? È arrivato pure al mio paese, a Loreto Prutino, capito? Ma è una cosa bella. No, quella era che parte da Loreto una cosa per doveva partire. Per chi ce l'ha fatta arrivare invece è una partenza. Mio padre è un ex ciclista, sì, certo che lo guardiamo il Giro d'Italia, poi una festa, una gioia, allegria, colori, quindi ci sta, va bene. E poi anche una vetrina per l'Abruzzo, immagino. Sì, soprattutto, infatti, visto che siamo alle porte dell'estate, quindi per i turisti, gli asfalti soprattutto di quello abbiamo bisogno, perché con le buche ne abbiamo tante, sì. Quindi dobbiamo sperare tutti nel Giro. Infatti, sì. Però che passa il Giro è bello, insomma, c'è chi lo segue, molta gente lo segue. Perché no? Qualunque evento sportivo che sia ben sponsorizzato, perché porta turisti, porta persone e fa conoscere la nostra città. Sei troppo bello, ma non fissi qui. Ti vedi già troppo alla televisione. Non me dice. Giro d'Italia. No. Ti apposto. Visto che lei è un appassionato e anche un esperto, chi vincerà questo giro? Beh, Pogacar è fortissimo. Mi dispiace per Ciccone. Non ci voleva il Covid. La prima tappa la vincerà Ganna, perché è fortissimo. Va bene? Complimenti per la trasmissione. Grazie. Buon lavoro a voi. Ciao.